Ciao a tutti ragazzi, sono Orco Verde. In questo video vi farò vedere due nuovissimi wall breach glitch su Rainbow Six Siege. Questi due wall breach glitch sono simili in quanto entrambi si trovano all'interno di un frigorifero, però in due mappe differenti. Il primo wall breach glitch si trova nella mappa Favelas. Dovrete piazzare lo scudo mobile dove state vedendo nel video, dopodiché dovrete avvicinarvi alla barricata e premere quadrato per piazzare la barricata. Quando avrete barricato, dovrete distruggere le ultime 4 righe della barricata. Una volta fatto ciò, dovrete correre verso la barricata, nel punto preciso della barricata, come state vedendo nel video, tenendo premuto cerchio per sdraiarvi e premendo cerchio per alzarvi velocemente, in modo tale che il personaggio si buggerà ed entrerà nel frigorifero. Nel caso non dovreste riuscire subito a buggarvi all'interno del frigorifero, riprovateci perché anche io sono riuscito ad entrare nel frigorifero dopo vari e vari tentativi. Quando sarete all'interno di questo frigorifero, sarete immortali in quanto nessun giocatore potrà uccidervi. Purtroppo, se starete all'interno di questo frigo, il problema sarà sparare, in quanto qua dentro vedrete tutto nero e non vedrete al di fuori del frigo. Per sparare al di fuori del frigorifero dovrete premere cerchio velocemente per continuare ad alzarvi e abbassarvi, e mentre starete facendo questo dovrete sparare, e come noterete riuscirete a sparare al di fuori del frigorifero tramite lo spazio che vedete nel video, insomma. E quando sarete all'interno di questo frigorifero c'è un metodo per uscire dal frigorifero. Dovrete semplicemente mirare verso lo scudo mobile e appena ci sarà l'opzione premi quadrato per raccogliere, dovrete premere quadrato e quando il personaggio raccoglierà lo scudo mobile automaticamente sarà teletrasportato fuori dal frigorifero. Passando al secondo wall breach glitch, il secondo wall breach glitch si trova nella mappa casa. Dovrete piazzare lo scudo mobile dove state vedendo nel video, dopodiché dovrete avvicinarvi verso lo scudo mobile e dovrete premere quadrato per piazzare la barricata. Quando avrete barricato, dovrete distruggere le ultime 4 righe della barricata. Una volta fatto ciò, dovrete tenere premuto cerchio per sdraiarvi in questo preciso punto della barricata. A questo punto dovrete correre scattando davanti a voi, premendo cerchio varie volte per continuare ad alzarvi e abbassarvi, in modo tale che il personaggio si buggerà all'interno del frigorifero. E anche qui ragazzi, nel caso non dovreste riuscirci subito a buggarvi all'interno del frigorifero, riprovateci perché anche io ci sono riuscito dopo un po' di tentativi. All'interno del frigorifero sarete immortali, e per sparare all'interno di questo frigorifero ci sono due metodi. Il primo metodo è quello che vi sconsiglio in quanto è quello che vi ho mostrato nel wall breach glitch precedente, ovvero quello che dovrete premere cerchio per abbassarvi e alzarvi velocemente. Sparando sparerete tramite lo spazio del frigorifero. Il secondo metodo, che c'è solamente in questo frigorifero, dovrete sdraiarvi e da sdraiati dovrete inclinare l'arma verso destra, e come ben vedete riuscirete a mirare e a sparare al di fuori del frigorifero in questo preciso punto, come state vedendo nel video. Purtroppo, dopo essere entrato all'interno di questo frigorifero, non potrete uscire in nessun modo, in nessuna maniera, in quanto lo scudo mobile che avete piazzato sarà al di là della parete del muro. E niente ragazzi, questi sono due wall breach glitch. Prima di concludere il video, tengo ad informarvi di non abusare troppo di questi wall breach glitch in partite libere e soprattutto classificate, altrimenti rischierete di essere segnalati dagli altri giocatori. E se riceverete tante segnalazioni, rischierete poi di essere bannati dalla Ubisoft. Perciò niente ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Mi raccomando, lasciate un bel pollicione in su, un commento, iscrivetevi al canale, condividete il video, e da Orco Verde è tutto, noi ci vediamo al prossimo video. Bella!